Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli, oggi questa messa è offerta per Luigi e Martino Pietanza, che è per la loro anima. Cerchiamo oggi di concentrare sulle letture che ci parlano della vita eterna. La vita eterna è importante perché quella è la nostra vita nel futuro. Pensiamo un po' se ci crediamo davvero durante questa messa. Ascoltiamo le letture. In questo momento ricordiamo i nostri peccati chiedendo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico al Beato sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria, gloria, gloria a Dio nel alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, gloria, gloria, gloria a Dio nel alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, gloria a Dio. Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen, amen. Gloria, gloria, gloria a Dio nel alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini di preghiamo. O Padre, che ci ha donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza ai tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regno con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La prima lettura di oggi viene dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli,
quelli di lingua greca mormoravano contro quelli di lingua ebraica perché nell'assistenza quotidiana veniamo trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire le mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ti dedicheremo alla preghiera, al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicantoro, Timore, Parmeneas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono ai discepoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondava e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti di bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa e con 10 cordi a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il dritto, nell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicendandovi al Signore, pietra viva, rifugiata dai uomini e scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra dell'angolo, scelta, preziosa, a chi crede in essa non resterà deluso». Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra dell'angolo, è sasso di inciampo, pietra di scandalo. Essi li incampano perché non obbediscono la parola. A questo erano destinati. Voi invece siete strippe elette, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirabili di Lui e vi ha chiamato dalle tenebre alla luce meravigliosa. Parola di Dio. Thank you.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararmi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siete anche voi. E dal luogo dove io vado conoscete la via? E disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avrete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non hai conosciuto Filippo? Chi ha visto a me ha visto il Padre. Come puoi dire: mostraci il Padre? Ma credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non vi dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete in me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anche egli compierà le opere, e io le compio e non le comperà di più grandi di questi, perché io vado al Padre. Parola del Signore. Nel meraviglioso Vangelo di oggi, Gesù ci prepari per i suoi discepoli per la separazione di loro. Egli promette loro tuttavia: nella casa del Padre ci sono molti posti e io vado a prepararvi un posto. Gli apostoli non capivano, ma Gesù con pazienza li assicurava: dove sono io siete anche voi. Non è mai facile comprendere le grandi promesse di Gesù, perché i suoi insegnamenti ci travolgono. Gesù disse: io, il regno di Dio, è in mezzo a voi. Disse anche: dove andrò io, verrà anche tu, e desidero che la tua gioia sia completa. Sì, che dice i cristiani vivono in questo mondo perché attendono il paradiso. È vero, oggi tuttavia la fede nella vita eterna è stata un po' scossa, perché forse la nostra vita in questo mondo, con tutte le sue difficoltà e problemi, è migliore di quando non sia mai stata. Molte persone si chiedono: può essere un mondo migliore? Più di questo? La promessa di Gesù era davvero qualcosa che non si può essere adempiuto. Ho sentito dire che una religione che ha nulla da dire sulla morte non ha nulla da dire sulla vita. Gli insegnamenti di Gesù ci parlano della vita e della morte in un modo che è abbellito e persino attraente. Il Vangelo di oggi ci dà veramente incoraggiamento. Quasi ogni frase è così piena di speranza e di incoraggiamento. Gesù disse: vado a prepararvi un posto in paradiso. Tuttavia dobbiamo riaffermare la nostra fede nel paradiso e nella vita eterna, e forse cambiare la nostra idea del paradiso.
Perché forse certi pensano, che si fa, facciamo in paradiso? Guardiamo soltanto a Dio con le braccia così? No, è un'attività, perché Dio è amore. Abbiamo la comunione dei santi, tutti i nostri cari defunti che ci hanno preceduto. Veramente è un banchetto di gioia, così l'unica cosa possiamo paragonare. Un banchetto di gioia, un banchetto nuziale, un banchetto dove il Signore ci fa stare vicino a Lui. Questo è il paradiso. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Cristo è la via che ci porta alla verità e garantisce la nostra vita, una vita eterna con Lui e Dio. Se affidiamo la nostra vita in Cristo, troviamo la via e la verità. Vediamo in questi giorni, anni fa, è stato beatificato Papa Giovanni Paolo II, poco dopo la sua morte. E se ricordate un po' gli avvenimenti circondando la sua morte, la fede della nostra Chiesa veramente è stata molto bello nel suo splendore. Quando il cardinale esce sulla loggia della Basilica di San Pietro per annunziare la sua morte, disse: Giovanni Paolo è tornato nella casa del Padre. Più bello di questo non potevo dire, facendo eco alle parole che abbiamo sentito oggi nel Vangelo: nella casa del mio Padre ci sono molti luoghi. Ma la sua omelia, Papa Benedetto, nel funerale del Papa Giovanni II, celebrò la messa funebre per questo Papa defunto. Indicò alla finestra là, il Papa ci ha guardato sempre alle folle. Ora Giovanni Paolo sta guardando dalla finestra della casa del Padre. Noi crediamo veramente, come cristiani, che Gesù, il Figlio di Dio, ci ha preparato un posto per ciascuno di noi nella casa del Padre. Non possiamo sottovalutare il posto e il potere della fede nella vita eterna. Dio vero è significato alla vita che viviamo ogni giorno. È il compito della Chiesa di attuare le persone a trovare un senso nella loro vita quotidiana che ci prepara per la vita eterna. Nella seconda lettura di oggi, nella lettera di San Pietro, il primo Papa, vediamo una visione della Chiesa che si applica a ogni comunità di fede e parrocchia. Pietro disse: lasciatevi costruire in pietre vive in una casa spirituale per essere una nazione santa, un popolo tutto suo, in modo che possiamo annunziare le lode di colui che ci chiama dalle tenebre alla vita meravigliosa. Ogni parrocchia è una pietra viva nella sua chiesa. Anche se non può andare in chiesa, specialmente i vecchi che stanno a casa, che possono pregare dalla casa, ma ognuno è una pietra che può costruire una chiesa spirituale. Dice anche Pietro che Gesù è stata la pietra scartata, e la pietra angolare. La pietra angolare è quello che forma la pietra più importante dell'arco, perché anche questa chiesa, si vede questa cattedrale, è molto alto, veramente 8 piani qui. Io ho salito quando avevano le scale qui, 8 piani di altezza, molto grande. Ma se questo tetto non avesse questa forma di cupola, con una pietra angolare non potevo sopportare il peso. Ma è la pietra scartata, la pietra che è rotta, scorta. E anche noi siamo delle pietre scorte delle volte, messe da parte, ma siamo importantissime alla Chiesa.
con le nostre preghiere, con la nostra ascensione alla messa, se possibile, tante altre cose possiamo fare per costruire la Chiesa come la casa spirituale, che vuol dire Pietro, il primo Papa. Voi siete una razza eletta, disse, un sacerdote regale, una santa nazione di persone, così belle parole, che indico che siamo importantissimi, ognuno di noi, alla Chiesa, alle parrocchie. Oggi abbiamo la possibilità, nella comunione, di riaffermare la nostra fede nella vita eterna, perché Cristo ci ha promesso, e nella comunione siamo più vicini a Dio che ormai è possibile in questo mondo. Siamo proprio davanti a Lui, come saremo un giorno davanti a Lui nel Paradiso. Questa comunione ci prepara per la vita eterna. Riaffermiamo la nostra fede oggi. Diciamo al Signore che crediamo, e anche se non crediamo come dobbiamo fare, aiutaci a credere di più. Sia lodato Gesù. Adesso riaffermiamo insieme la nostra fede. Credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e per noi uomini, per la nostra salvezza, è disceso dal cielo. E per l'opera dello Spirito Santo si è incarnato nella seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio di Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è suscitato secondo le Scritture e salì al cielo, siede a destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, il Signore che ci dà la vita e ci procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ci ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica, professo un solo battesimo per perdono dei peccati, l'aspetto della resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dal Padre origine di ogni dono perfetto, abbiamo ricevuto tutti i benefici, prima tra tutti la grazia della fede. Preghiamo perché ci rendi capaci di testimoniarla con una coerenza della vita. Rispondiamo dicendo: accresci la fede, Signore. Accresci la fede, Signore. La Chiesa di Cristo goda in vera pace su tutta la terra, ci consolate di cammini nel timore del Signore, con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo: accresci la fede, Signore. Nessun uomo ricade sotto le potenze del male, ma libero da ogni compromesso, con l'azione dello Spirito, cresca in umanità e grazia. Preghiamo: accresci in noi la fede, Signore. L'Assemblea Domenicale manifesti il vero volto della Chiesa, che nasce dall'ascolto della parola di Dio e edifica nel banchetto eucaristico e cresce nella carità fraterna. Preghiamo: accresci la fede, Signore. Per ogni cristiano, immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore grande, lento all'ira e pronto al perdono. Preghiamo: cresce la fede, Signore. Tutti noi, attingendo luce e forze da questa Santa Eucaristia, cresciamo nella sequela di Cristo e camminiamo in novità di vita. Preghiamo: accresci in noi la fede, Signore.
O Signore, che ci ha creati redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità. Il mondo vede le nostre opere buone e glorifichi il Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregati, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che nella comunione mirabile in questo sacrificio ci ha resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, diviene altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere dei angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Thank you.
Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, dalla potenza dello Spirito Santo fa vivere e santifica l'universo e continuerà a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventano il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto un sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in missione dei peccati. Fate questo a memoria di me. Mistero della fede. Celebrando e memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella grazia, ci offriamo, o Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo dal corpo e dal sangue del tuo Figlio, dona pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo facci di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri tessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, per questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, io, tuo indegno servo, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi ricevarci insieme e a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e ogni gloria per tutti i secoli dei secoli.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, conceda la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona la unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamo un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
E preghiamo. Assisti il tuo popolo, che hai comando della grazia di questi santi misteri, e li fa che passano dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E Dio vi benedica in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.